Eh, siamo qui assieme al professor Allievi eh, che è appena intervenuto sul palco centrale di Passaggi per presentare la sua ultima fatica, immigrazione cambiare tutto. Professore, perché è così difficile affrontare la questione migratoria in modo non irrazionale, non in modo lucido, senza questa impressione che sia un'emergenza e non invece una, un problema strutturale della nostra società? Perché non accettiamo di guardarci intorno anche diciamo alla nostra storia di esseri umani. Gli esseri umani hanno i piedi, non hanno le radici perché si sono, sono stati nomadi. Se noi facessimo pari a 24 ore la storia dell'umanità sia stati nomadi per 23 ore e 55 minuti, ma al di là di questo che no, non convincerebbe nessuno, il problema vero è che eh, non riusciamo a vedere veramente cosa sta succedendo. Se noi guardiamo un barcone nel Mediterraneo con 100 migranti. Non capiamo perché c'è un barcone nel Mediterraneo con centro migranti, dobbiamo guardare a monte e a valle cosa sta succedendo e che implicazioni hanno, che tipo di incontri che ci sono, il fatto che la mobilità è aumentata, chi si muove di più sono i più ricchi, non i più poveri del mondo. Eh, che aumenterà sempre di più, che ormai la maggior parte, non esistono più i paesi solo di partenza, solo di arrivo, ma c'è una circolarità una, de, de, delle mobilità in qualche modo. La gente si incontra. Uh, io lo dico spesso, no? noi siamo abituati a, a focalizzarci sui conflitti, però lo, lo sa so quanti sono stati i matrimoni misti quest'anno in Italia, più del 10%. Il che vuol dire che c'è una quota di popolazione che detesta la diversità culturale e c'è una quota che come dire, gli piace così tanto che se la sposa. E tra gli studenti italiani in Erasmus è addirittura il 36% questa percentuale. Allora, queste diverse, se le vediamo anche nel quotidiano, come dire, molti conflitti si stempero. Il problema vero è che queste cose accadono nella maniera sbagliata. Potrebbero accadere diversamente. Noi abbiamo l'immigrazione irregolare, gli sbarchi, perché abbiamo chiuso tutti i canali di immigrazione regolare. Trent'anni fa non c'erano mica gli sbarchi, non c'erano mica le mafie che li gestivano. Oggi sì, perché. In qualche modo abbiamo regalato a loro un, un intero settore di mercato. Diciamo così. Nel suo libro precedente lei si concentra su un aspetto molto spesso taciuto dai media, cioè il fatto che l'immigrazione non solo sia un elemento strutturale ma anche essenziale, perché immette delle risorse e delle ricchezze senza le quali la nostra società, la nostra economia farebbe ancora più fatica di quanto già non faccia. Anche in questo caso, perché c'è questa resistenza a comprendere l'importanza anche economica dell'immigrazione? Perché diciamo così, ognuno vive nel suo mondo ed è inevitabile che sia così. Eh, per cui, io vedo la mia famiglia, i miei figli, i miei genitori, il mio fratello disoccupato, queste cose qua e non mi accorgo eh, di. di di altre grandesse, diciamo, di altre cose che accadono, perché è vero che c'è un impoverimento, una precarizzazione di una fascia sempre più ampia di popolazione, ma questo non è causa degli immigrati, è un effetto che anche gli immigrati pagano tra l'altro, e una parte migra, o emigra esattamente per quel motivo lì. Quindi il problema è, è questo da un lato, dall'altro però è utile sì, ricordarlo. E io non parlo tanto delle grandezze economiche, cioè che gli immigrati producono un PIL maggiore del, del, in percentuale rispetto alla loro percentuale sulla popolazione, quindi come dire, si autopagano la loro presenza, ma non è neanche questo un ragionamento che che va fatto, bisogna anche capire altri tipi di, di ricchezze. Faccio un esempio, se noi prendiamo una carta geografica con tutte le città che crescono di più, più sviluppate al mondo, quelle dove i nostri giovani vorrebbero andare, bene, sono esattamente le stesse aree che hanno più immigrati. Allora, non è che gli immigrati producono sviluppo, che lo sviluppo produce immigrazione però, quindi, quindi eh, vuol dire che più un ambiente dinamico, ricco la Silicon Valley è stata fatta da figli di immigrati, Google, Microsoft, eh, no, Microsoft no, ma eh, ecco quest, questo manca, eh, non, non si coglie diciamo così. Ma mentre i giovani però lo sperimentano e molti dei nostri che sono partiti eh, vanno certo a cercare anche lavori migliori, ma anche no, nel senso che alcuni se gli dicessimo torna perché c'è lavoro qua, non tornerebbero perché ha scop scoperto per esempio un ambiente più dinamico, una città che si muove. più dinamico perché è più vario culturalmente più piacevole, più divertente, lo si coglie meglio nell'arte, nella musica, cioè, ma anche in economia ormai lo, 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 lo si sta capendo, nelle università, sta diventando, perché le, le università sono valutate anche sul loro livello di internazionalizzazione, cioè, eh, vediamo cosa ha prodotto nello sport, tra l'altro l'inserimento di altre persone. Ecco, è più difficile capirlo ad altri livelli. Se vivi in una periferia dove si vive male, certo che te la prendi con l'immigrato. Quello che spesso non si vede è che l'immigrato non è la causa del fatto che vivi male. Se anche evaporasse... Tu staresti tragicamente male lo stesso, che è peggio ancora, perché non te la puoi cavare con così poco liberandoti dall'immigrato. È il problema, è una struttura più generale. Questo molti ce lo nascondono perché non gli conviene, è più facile prendersela con l'immigrato. Un'ultimissima domanda, professore. Lei è un grande studioso di cultura islamica, eh, si parla molto di islam, qual è la menzogna più grande che ci hanno raccontato sull'Islam? Che è uno solo e che è come se dicessimo, non so, c'è un terrorismo islamico, la risposta è sì, naturalmente, e quindi tutti i musulmani sono terroristi. Questa è una frase idiota che, che, che ho sentito spesso, oppure alcuni che dicono no, non è vero che tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. Beh Anche qua ci aiutano i dati, a tutt'oggi in Europa il 90% degli arrestati per terrorismo terrorismo non c'entra niente col terrorismo islamico, è un terrorismo nazionalista, un terrorismo narco, di altro genere. Questo per dire che anche qua c'è una focalizzazione eh, molto forte. Certo che c'è un problema lì su, sul terrorismo, è come, grosso come una casa, è un problema che hanno anche i la stragrande maggioranza dei musulmani, ma eh, sarebbe come dire, siccome c'erano non so, le brigate rosse... Chiudiamo le sedi del sindacato del PC. Invece, no, abbiamo preso come alleati diciamo, la, la classe operaia contro le Brigate Rosse. Ecco, è così che si dovrebbe fare, è così che troppi non fanno.